oggi è un evento, io lo definirei straordinario, con cui andiamo a potenziare il nostro sistema culturale e turistico. Il restyling del Museo delle Valli rappresenta l'elemento in grado di fare compiere al sistema turistico argentano un forte salto di qualità, in virtù del forte aggiornamento che interessa le forme di comunicazione, come i contenuti scientifici e gli apparati didattici, come i servizi al visitatore. Siamo in una piccola realtà di provincia che, devo anche dire, è segnata da eventi storici, culturali importanti, non sempre piacevoli. Negli anni immediatamente successivi l'imperativo fu di ricostruire il nostro territorio. Poi, e parlo di tempi molto più vicini a noi, l'imperativo è diventato quello di ricostruire quella memoria, quelle tracce di storia andate disperse. Quel progetto, investito una ventina di anni fa, ha preso avvio dalla valorizzazione di un ambiente, le valli di Campotto, luogo dove noi oggi siamo, a pochi chilometri dal centro, e dalla realizzazione di un museo che ne documenta l'evoluzione e insieme gli interventi dell'uomo. È l'Ecomuseo di Argenta. Oggi dunque inauguriamo il nuovo Museo delle Valli, elemento centrale del nostro sistema turistico, stazione e porta del Parco del Delta del Po, nucleo fondante quel sistema dinamico e in continua evoluzione che è l'Ecomuseo di Argenta. In qualità di presidente di questo comitato tecnico-scientifico ho avuto il piacere di seguire da vicino ogni momento di questo progetto e dei lavori che ne sono seguiti. Quello che ho colto sopra ogni altra cosa è stata la straordinaria attenzione, la dedizione, direi proprio l'affetto che gli sono stati dedicati. La bellezza di questo museo è che non è che mostra delle cose in naftalina, sono cose vive, è un museo che non è chiuso nelle mura ma è aperto e dimostra sostanzialmente quello che è stato capace di fare l'uomo. Conto che gli emiliani romagnoli sono gente un po' strana che ha pensato di conquistare terra dall'acqua e questo è stato il loro sogno, avere più terra, conquistandola dall'acqua, prosciugando le paludi, lavorando affinché dove c'erano laghi, dove c'erano acque diventassero terra, sanno che i sogni si realizzano soltanto se si lavora con molta tenacia, molta coerenza e con molta determinazione. E allora hanno cominciato a scavare canali, hanno cominciato a portare via quest'acqua e a portare della terra con le carriole. Sapevano che per realizzare ogni sogno si doveva lavorare insieme. Questo lavoro, è stato dimostrato da chi è intervenuto, è il frutto di una grande sinergia. C'è un proprietario, c'è il comune, ci sono dei progettisti, c'è il parco, ci sono le istituzioni locali, regionali, ci siamo tutti. Ecco, sono contenta di dire ci siamo perché vorrei dire che c'è il governo che sicuramente sarà vicino alle scuole per rafforzare questo progetto dal punto di vista della didattica. Un progetto fatto veramente insieme e i frutti di questo lavoro fatto insieme si vedono davvero nella loro eccellenza e nella loro positività.